Bene, in questo video vi faccio vedere l'assemblaggio, la costruzione della ringhiera di questo modellino navale dell'Andrea Doria fatto da me 50 anni fa. Adesso è stato tutto ristrutturato, messo a nuovo e in questo video vi faccio vedere come io costruisco la ringhiera del modellino. Ho messo filo di ferro in questi buchi, come vedete. Adesso con un cotone abbastanza resistente faccio la ringhiera. Faccio in questo modo, nodo, faccio doppio come un marinaio, non so come si chiama, in questo modo che io lo fermo in questo, che poi lo andrò a sistemare. Ecco. E prosegue per tutto. Ecco. Lo tengo teso. Questo modo. Ecco. Così viene, poi io lo sistemo, lo metto pari. Faccio doppio, così almeno posso fare il lavoro di... Faccio la seconda fila. Che lo lego, lo fisso, così almeno rimane fermo. E ritorno indietro. Devo fare quattro fili. Punto un po' di più perché almeno rimane fermo. Bisogna procedere con molta cautela perché stiamo lavorando con un modello statico di 60, 64-65 cm di lunghezza. Quindi, per capire, per me è come ritornare bambino quando io ne avevo una decina di anni. Questo è il mio primo modello navale costruito da me, che ha subito un altro video, vi farò vedere com'era e com'è adesso. Giustamente con più esperienza io lo metterò, ecco,
così. Adesso andiamo a fare un'altra linea, diamo un, diciamo, anche doppio nodo, anche triplo, ancora per pure di fermare, che poi saranno fermati tutti con un goccio di colla per avere. La ringhiera fatta 50 anni fa era così. Adesso se provo un pochettino, ecco, questa è una ringhiera fatta da me 50 anni fa, che io ho eliminato ormai, era tutta traccia, tutti i pezzi che io ho sostituito, che poi in un altro video farò, vi elencherò tutta la procedura che ha subito questo modello. In questo momento ci tengo che voi vediate il mio procedimento. Questo è un nodo che ho appreso dai pescatori di Monopoli, il modo loro di fermare, di fare un nodo veloce ma molto resistente. Ecco. Questa è la quarta fila che andremo a fare. Più di, sì, per sicurezza. Ecco, ritorniamo indietro.
Ecco, adesso lo fermiamo. Più per la sicurezza. Adesso questo sarà tutto allineato in questo modo. Con molta delicatezza. Ecco, più o meno sarà sistemato bene, poi quando è tutto finito saranno spuntati i di più. Ecco a voi.